visita ufficiale dell'ambasciatore albanese in Italia, Neri Tanceka, questa mattina a Prato La Peligna. L'ambasciatore, accompagnato dalla moglie, ha visitato l'istituto scolastico di Valle Madonna, che ospita da un anno la scuola di lingua albanese per i figli di genitori albanesi nati in Italia. L'iniziativa è frutto di una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, il dirigente dell'istituto scolastico Renato Di Cato e Luana Lulli, presidente dell'associazione italo-albanese del Centro Abruzzo. I piccoli alunni della scuola hanno intonato un brano in lingua albanese dedicato all'ambasciatore, che ha salutato i bambini con affetto. Ceka ha regalato ai piccoli alunni un libro di un poeta albanese morto giovanissimo, che ha scritto diverse poesie sulle tematiche dell'infanzia. L'ambasciatore albanese in Italia è in visita a Prato La Peligna e in Abruzzo. Sappiamo che Prato ha dedicato una scuola di madrelingua albanese già da un po' di tempo, grazie all'intercessione di un ottimo albanese che vive ormai in Italia da molto tempo, parliamo di Luan, e questa scuola ha dato molte gratificazioni sia al comune di Pratola che ai bambini albanesi. Quali sono i rapporti tra l'Italia e l'Albania? Sono i migliori, perché l'Italia è il nostro partner strategico e sono relazioni in tutti i campi, specialmente nel sostegno per l'integrazione europea, ma poi è il donatore più potente, specialmente tramite la cooperazione italiana che ha fatto costruire nei comuni albanesi tantissime strade, poi acquadotti e anche strade nazionali. Ma poi esiste una lunga tradizione della lingua italiana in Albania, quasi tutti gli albanesi parlano italiano, e così è naturale che anche i bambini che sono nati qui seguono di imparare questa lingua, perché è un mezzo di comunicazione anche per il futuro. Io credo che in questa via di integrazione c'è la possibilità di tanti bambini poi di studiare in Albania, ritornare in Albania, malgrado il fatto che sono pienamente integrati qui in Abruzzo. La scuola di madrelingua albanese è il simbolo concreto della forte integrazione tra i cittadini pratolani e quelli albanesi e dà la possibilità ai figli degli emigranti nati e cresciuti in Italia di apprendere la lingua delle proprie origini. Sindaco, visita importante questa mattina dell'ambasciatore albanese in Italia qui alla scuola di Valle Madonna di Pratola, che è stata promotrice di un'iniziativa capofila, quella dell'istituzione di una scuola di madrelingua albanese. La comunità albanese a Pratola Peligna è molto sentita, è numerosa ed è molto integrata. Prima di tutto è molto integrata. Si tratta di una comunità importante che supera le 500 unità, non abbiamo avuto mai nessun problema di nessun genere, e soprattutto da una parte e dall'altra c'è stata molta volontà di integrarsi. Questa scuola, questa classe di lingua albanese è un segnale concreto di una accoglienza, di una volontà di integrazione che, come dire, fa il pari con la modernità. Non possiamo più pensare di tenerci a compartimenti stagni. È stata un'iniziativa voluta dalla comunità albanese, accolta, come dire, con molta buona volontà tanto dall'amministrazione comunale quanto, devo dire, dalla scuola, quindi è una buona interazione tra scuola, amministrazione comunale e comunità. Siamo onoratissimi di questa visita, perché è un ambasciatore di una nazione, una persona importantissima, rappresenta una comunità intera. Siamo onorati di questa visita, speriamo in altre visite, ma credo soprattutto speriamo nei frutti di questa scuola, perché deve essere un momento di integrazione non soltanto per fare in modo che le radici dei ragazzi albanesi non vengano perse, ma per fare in modo anche che loro, come dire, crescano italiani in tutti i sensi. Tra le proposte dell'amministrazione comunale rivolte alla numerosa comunità albanese, anche la traduzione del vademecum per la raccolta differenziata in lingua albanese.